Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui continueremo la serie Road to Premier League. Nello scorso episodio abbiamo fatto il Manchester City che ha vinto al secondo anno. Ora facciamo sempre una squadra di Manchester, ma dall'altra parte, quella rossa, Manchester United. Quindi andiamo subito a fare questa carriera e ci vediamo nel menu. Ragazzi, eccoci qui, siamo arrivati nel menu della carriera. Allora, questa è la formazione. Lo so, è molto, 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 molto brutta. C'è un casino di gente da vendere. C'è un casino di gente giovane. Non c'è un terzino sinistro. Almeno l'esterno sinistro ce l'abbiamo. Adesso anche l'esterno destro. No. Cioè, ma io dico no. Ma guardate che squadra, ma io posso. Vabbè. Comunque, ragazzi, io adesso provo a mettere sul mercato tutti i giocatori e poi ci vediamo. Ma dov'è Pogba? Non l'ho visto, ma dov'è? Neanche in riserva sta, ma dov'è? Pogba, dov'è? Manchester United. Ma non c'è. Cioè, no, ci ho visto male, ma dov'è? Cioè, mi dite dov'è? Eccolo. Ma dove stava? Ma non l'ho visto, comunque almeno un problema in meno. Ah, e al posto di Matic rimettiamo quello che c'era prima. E secondo me il primo acquisto da fare è un terzino sinistro. Andiamo. Ragazzi, ecco il terzino sinistro. Avevamo provato a prendere con Manchester City, non ci siamo riusciti e adesso ci proviamo. Abbiamo 296 milioni di euro. Mi sono scordato di mettere le sterline, però vabbè. La stessa cosa, mettiamo 40.000 sterline, 42 e 6 e noi accettiamo. Ok, andiamo a fare il contratto e poi ci vediamo. Ok, gli mettiamo 200.000 euro di stipendio. Lui cosa ci dice? Se non accetta un pazzo, sì, accetta. Ed ora, visto che siamo ricchissimi, vorrei anche comprare Van Dijk. Andando anche a vedere che una difesa non è che sia tra le migliori. E poi, allora, prima di Van Dijk che andrà al posto di Lindelof, dobbiamo fare un cambio qui nell'esterno destro. E poi ci vediamo, a dopo. Ok, qui mettiamo in campo i giocatori acquistati. No, perché? Non ho. Sané dov'è? L'eroi. No! Vabbè, usiamo il bug della fascia capitano. Perché se no dopo non me lo fa giocare. Usiamo il bug della fascia capitano. Secondo me, ultimo acquisto qui al centrocampo e poi ci vediamo. Ragazzi, alla fine ho optato per lui, l'eroe Sané, perché l'abbiamo avuto nel City. Il problema è che lui mi stava creando dei problemi perché non lo facevano giocare e quindi non l'ho praticamente mai utilizzato. Quindi adesso lo andiamo a contattare e vediamo cosa ci dicono. E poi vediamo se acquistare anche Van Dijk, se ci riusciamo, perché potrebbe essere che non ci riusciamo perché qui ci vogliono tanto. Farei una cosa, uno scambio centrocampisti, perché tanto l'esterno è un centrocampista. Cosa ci dicono? Sì, più Otana. Sì, va. Facciamo 30 milioni più la clausola al 25%. Cosa ci dicono? Va bene, aspettiamo una settimana e poi ritorniamo dopo. Ok, hanno fatto loro lo stipendio, noi accendiamo. Abbiamo 182 milioni per acquistare Virgil van Dijk. Andiamo. Andiamo perché lui è un giocatore molto, 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 troppi, molto forte. E quindi lo dobbiamo acquistare. Facciamogli uno scambio, difensore centrale. Lo so che lo dovevo vendere, però lo vendiamo a loro. Più 155, e Klopp ne vuoi, eh? Allora, facciamo 135 più la clausola al 25. Cosa ci dicono? 145.
vorrei fare perché anche un ultimo acquisto lì a centrocampo. Però non so se ce la faccio con 50 milioni. Boh. 41. E potrei accettare, però dopo non riesco a fare quell'acquisto che voglio. Andiamo. Ok. Facciamo lo stipendio e poi ci vediamo. Allora, durante questo sono arrivate delle buone offerte. Lindelof che se ne va. Tuan Zebe che non va in prestito. McTominay che se ne va alla Lazio. Luke Shaw che se ne va al Siviglia. E Mensah che se ne va al Nantes. E adesso cerchiamo di riacquistare Sané. È dura questa trattativa perché secondo me vuole molto Pep Guardiola. Certo, siamo a inizio mercato, quindi potrei provare con poco, però. Mettiamo Ali, che abbiamo. Ecco, questo qui è infatti adesso me l'ha accettato 83 milioni, un po' troppo. Facciamo 67, una clausola al 25. Mi sa ci ride in faccia. Speriamo di no. Va bene, andiamo a fare il contrattino e ci vediamo mentre gli facciamo lo stipendio. Ok ragazzi, Fabian ha accettato. Ora io vado a rifare tutti i contratti e poi ci vediamo per simulare tutto l'anno. A dopo. Ragazzi, non ho trovato nessun altro a parte Fabian Ruiz. Abbiamo 65 milioni, proviamo ad acquistarlo anche se lui costa molto. Però ci proviamo e vediamo cosa riusciamo a fare. Allora io metterei come prima offerta 40 milioni di euro, 48, io vado ad accettare, vado a fare lo stipendio e poi ci vediamo. Ragazzi, altre offerte, accettiamo questa per Jones, anche Matic se ne va e anche ancora Jones, accettiamo anche questa, prestito per Dalot, accettiamoci, vediamo dopo. Ok ragazzi, andiamo a simulare, arriviamo fino a che è maggio, sì, maggio, eccolo qua, 26 maggio, ci vediamo lì. Ragazzi, eccoci qui, siamo arrivati, andiamo a vedere i risultati del mese. Vittoria 2-1 con il Leicester, vittoria 3-0 con il West Ham, vittoria 4-1 contro il Crystal Palace. Andiamo a vedere perché abbiamo vinto lo scudetto! Com'è possibile? Com'è possibile? Però guardate la rosa. Una rosa bestiale. Bestiale. Mi ha vinto lo scudetto. Va bene. Tutta la gioia. E sopra solo di 2 punti da Liverpool. Ok, voglio andare un attimo solo a vedere chi ha contribuito di più e chi di meno. Andiamo a vedere. Reti. Rashford è la persona che ha contribuito di più con 35 reti. Fabian Ruiz, 27 reti. Bernardo Bruno Fernandes, 24 reti e Martial 23 reti. Molto molto bene, cioè io non mi aspettavo di vincere lo scudetto al primo anno con questa squadra. Molto 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 bene. Che alla fine se vado a confrontare, se andate a confrontare questa squadra contro la squadra del primo anno, il City batteva. E invece vinciamo lo scudetto al primo anno. Molto molto bene. È stata bellissima questa avventura, cortissima. E quindi io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ora la clip della classifica aggiornata. Ciao a tutti.